bentornati con i video horror del sabato. Può capitare a tutti di fare degli incontri un po', come dire, strani. Soprattutto se ti avventuri di notte in un bosco, come questi ragazzi, che udendo queste strane grida provenire da un bosco, si avventurano in questo posto a notte fonda, per cercare di capire da dove potessero venire quelle strane urla. Ad un certo punto, uno dei ragazzi punta la torcia in mezzo ai dei cespugli e riprende questo. Ascolta. Mi sentono? Uno strano essere dalle sembianze umane viene ripreso in mezzo a dei cespugli. L'essere si accorge della presenza di quei ragazzi. Gli occhi di quell'essere riflettono la luce della torcia. L'essere reagisce alla luce, girando la testa verso quei ragazzi. A quel punto ci può essere solo una cosa da fare: scappare. Non si sa cosa potrebbe essere quella strana creatura. Secondo alcune credenze russe e greche, quell'essere potrebbe essere un demone dei boschi. Questo demone dei boschi è considerato come un vampiro. Secondo queste credenze, succhierebbe il sangue ad ogni essere vivente e tenderebbe a divorare il cuore di qualsiasi essere umano a cui lui decida di legarsi. Viene descritto come un vero e proprio mostro, orribile e spaventoso. In una fabbrica ormai abbandonata da anni, situata in Repubblica Ceca, girano voci di alcune presenze che infesterebbero quel luogo. Secondo alcuni racconti, in quel posto si sarebbe verificato un'esplosione causata da un malfunzionamento di un macchinario. Molti operai morirono e da allora sarebbero cominciati a manifestarsi dei fenomeni paranormali. Un cacciatore di fantasmi, sapendo la storia, si reca sul luogo nel tentativo di catturare un qualsiasi fenomeno soprannaturale. Il cacciatore di fantasmi chiede agli spiriti di manifestarsi e loro lo fanno, facendo cadere a terra dei piatti e qualche bicchiere. As you saw, oh my god. L'uomo si spaventa, ma non demorde e decide di continuare le sue indagini. Ma i fenomeni non finiscono lì. Infatti, entrando in un'altra stanza, l'uomo riprende un carrello che si sposta praticamente da solo. And... No. No, no way. No. No. No, no way. No. A quel punto, il cacciatore di fantasmi va al piano superiore. Arrivato al piano superiore, riprende un'altra stanza. What else do we have here? Some No! L'uomo fa una panoramica della stanza e riprende un armadio. E ad un certo punto, le due ante dell'armadietto vengono aperte da una forza invisibile. L'uomo si spaventa a tal punto che decide di abbandonare le indagini e lasciare quel posto. Probabilmente gli spiriti degli operai morti in quella fabbrica erano infastiditi dalla presenza dell'uomo e quindi hanno deciso di spaventarlo per farlo andar via. Si dice che lo specchio rifletta l'anima della persona. In alcune culture lo specchio è un portale che porta ad altre dimensioni. Infatti, in molti riti che vengono praticati viene utilizzato proprio lo specchio per far sì che il mondo spirituale si unisca con quello materiale, utilizzando proprio lo specchio come portale tra i vivi e i morti. Alcune manifestazioni
possono presentarsi solo recitando alcune frasi, dette a una certa ora, o utilizzando alcuni oggetti proprio davanti a uno specchio. Forse molti di voi ricorderanno il rito di Bloody Mary, che consisteva nel spegnere la luce, accendere una candela e ripetere 3 volte il nome Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nel caso di questa ragazzina che si guarda allo specchio, la questione è totalmente diversa. La piccola si stava specchiando e veniva ripresa dal padre. Nel momento in cui la ragazzina ha girato la testa, la telecamera del padre riprende questo fenomeno spaventoso. Potresti anche pensare che sia un fake. In un mio video precedente ho portato un video simile ma reale, che non riguardava lo specchio, ma la fidanzata di un ragazzo che allo scoccare della mezzanotte ha manifestato lo stesso fenomeno della ragazzina di fronte allo specchio. Devo dire che questo è il filmato che mi ha spaventato letteralmente di più. Se questo fenomeno sarebbe successo a me, sicuramente non mi sarei più guardata allo specchio per un bel po'. Il video finisce qui, ragazzi, ma prima di lasciarvi voglio darvi un consiglio. Quando vi trovate davanti a uno specchio, evitate di dire frasi di cui non conoscete il significato. Cercate di non pensare che davanti a voi non ci sia nulla, perché dall'altra parte dello specchio potrebbe esserci qualcuno a sentirvi e prima o poi potreste avere anche una risposta. Prima di salutarvi, ragazzi, voglio darvi gli auguri di un buon Natale, con la speranza che l'anno nuovo sia migliore di questo. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.